Io credo che ieri, arrivato a Palazzo Chigi, ho scelto di fare alcune telefonate simboliche, ma non simboliche. Ho chiamato due nostri concittadini italiani che sono da troppo tempo bloccati a Nuova Delhi da una assoluta e allucinante vicenda per la quale garantisco l'impegno personale del governo. Ho chiamato una ragazza della mia età, si chiama Lucia, è di Pesaro. In questi giorni sta combattendo per il processo perché è stata sfregiata in volto dal suo ex fidanzato, e credo che sia una delle persone a cui ho voluto far sentire la vicinanza di questo paese. Ho chiamato, so che non vi interessa, ma a me sì, un mio amico che ha perso il posto di lavoro.